Kurtzman è il regista di Shoah, l'opera monumentale e fiume proprio sulla Shoah, e sta accompagnando in Italia in questi giorni il suo ultimo lavoro, che si chiama L'ultimo degli ingiusti, che è stato presentato al Festival di Cannes. Un film che ha avuto un processo creativo e realizzativo molto complesso e molto importante. E quindi chiederei proprio al nostro ospite di raccontarci questo processo di elaborazione del film, perché nel film Lanzmann torna e lavora su un'intervista realizzata proprio a Roma nel 1975 e quindi riprende in mano questa storia, che è una lunga intervista a un protagonista di quegli anni complicati, dolorosi della Seconda Guerra Mondiale. On m'a posé une question qui implique du temps pour répondre. Questa è una domanda che implica una risposta piuttosto lunga sulla quale riflettere, anche perché è una domanda che mi rivolgono spesso e cerco poi di non ripetermi nelle risposte, cerco sempre di trovare qualcosa di diverso da dire. Comunque cominciamo da Shoah. Io ho iniziato a lavorare alla realizzazione di Shoah nel 1972 e mi ci sono voluti 12 anni per portarlo a termine. 12 anni sono un tempo lunghissimo. La realizzazione di questo film mi ha messo davanti a tante domande, a tanti quesiti. All'inizio non sapevo neanch'io quale sarebbe stato il cuore, il fulcro di questo film. Ho impiegato dei mesi per scoprirlo e per convincermi. E alla fine il cuore del film di Shoah è la morte degli ebrei nelle camere a gas, nei campi di concentramento. Non è un film sulla sopravvivenza o sui sopravvissuti. I protagonisti del film sono degli ebrei che erano giunti a quella che era l'ultima tappa di questo processo che avrebbe portato al loro sterminio. L'ultimo degli ingiusti è un film, come abbiamo sentito, che entra dentro le viscere della storia e anche della memoria, però è un film che apre anche uno spazio temporale, perché è un film girato nel 75 che viene poi ripreso molti anni dopo. È un film che ha due personaggi, non è solo Murmelstein, ma anche lo stesso Claude Lanzmann. E ancora Claude Lanzmann. Nel film ci sono tre personaggi in realtà: Murmelstein, poi Claude Lanzmann a 50 anni e Claude Lanzmann oggi, ma non vi dico quanti anni ho oggi, diciamo che non ho età. Qual è stata la sensazione che ha avuto nel rivedere, immagino a distanza di tempo, questo incontro? Ma la memoria è che non era pas du tout un plaisir de retourner à Theresienstadt. Non ho provato nessun piacere nel ritornare a Theresien, ma d'altra parte non potevo realizzare un film soltanto con quell'intervista e quindi sono dovuto tornare laggiù anche per mostrare quello che era successo in Austria, quello che era successo in Cecoslovacchia e parlare di Niskò, un luogo sconosciuto alla maggior parte delle persone. Dopodiché ho costruito il film intorno all'intervista che ho realizzato nel 1975. Per tutti questi motivi questo è un film molto molto complicato, che definirei sottile. Immaginiamo che sia stato difficile convincere Murmelstein a fare l'intervista. Come sono andate le cose? Quanto tempo ci è voluto? Come lo ha convinto? Au début ne voulait pas. Je lui ai écrit. Je savais qu'il était à Rome. All'inizio ha detto di no. Gli ho scritto, sapevo che viveva a Roma, gli ho scritto, gli ho telefonato, ma all'inizio non voleva proprio concedermi questa intervista. Per fortuna all'epoca ero sposato con Angelika Schropsdorf, una scrittrice tedesca che parlava perfettamente tedesco, contrariamente a me, e era una donna bellissima, si diceva che fosse una delle donne più belle di tutta la Germania. Lei era per metà ebrea e
E poi ho anche scritto un libro, diciamo, sulla storia della famiglia di mia moglie. Comunque, tornando all'intervista, lui all'inizio non voleva assolutamente, ma lei mi ha aiutato a convincerlo, anche perché lui amava molto, ammirava molto le donne e amava soprattutto la bellezza. Quindi, grazie a lei sono riuscito ad avere questa intervista. E in effetti, in qualche immagine di quell'intervista si vede mia moglie in un paio di sequenze. E quella è una settimana della quale conserverò un ricordo indelebile, perché è stata veramente una cosa straordinaria. Anche se alla fine poi non sapevo che cosa avrei fatto di tutto quel materiale, anche perché non c'era all'epoca un produttore folle che mi avrebbe autorizzato a fare una follia come quella che io ho fatto. Quindi alla fine di questa settimana mi sono ritrovato con una quantità di materiale immensa. Ma ho capito da subito che questo materiale non poteva entrare a far parte di Shoah, perché, come ho detto prima, Shoah è un film epico che parla della morte nelle camere a gas, un film dominato da una tensione costante, con l'ineluttabilità di un destino tragico, crudele per tutto il popolo ebraico. Mentre Murmestein rappresentava l'altra versione, parlava degli uomini che vivono in condizioni di sofferenza estrema, con i nazisti che erano dei maestri della menzogna e della violenza. Erano un mix micidiale di menzogna e di violenza, e da questo film emerge sicuramente il peggio della natura dell'uomo. Murmestein cita anche un libro di Singer intitolato Les Amis, gli amici, nel quale appunto lo scrittore, questo grande scrittore, afferma: se fra 50 o 100 anni qualcuno dirà che tutti gli ebrei dei ghetti erano dei santi, questa sarà una grande menzogna. E Murmestein aggiunge: io dico che erano tutti dei martiri, ma non tutti i martiri sono necessariamente dei santi. Merci beaucoup, ringraziamo veramente molto Claude Lasman di essere stato con noi. Cercate, vedete e analizzate questo film e vedete anche Shoah, proprio perché sono delle esperienze cinematografiche profonde, importanti, come avete capito dalle cose che ci ha detto. Non è soltanto una ricostruzione storica, non sono degli speciali televisivi, no? Ma sono molto di più. È cinema, cinema che riflette sull'essere al mondo, sulla storia e su come dobbiamo interrogare la storia del passato, anche se lui o molti di noi non c'erano. Grazie, grazie veramente infinite. Stavana, oh